Ich, Stefan Ajora, schwöre alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten. Perché ha voluto raccontare proprio questa storia? Ma siamo partiti con Federica Pontremoli e Francesco Piccolo dall'immagine di questo Papa appena eletto che non ce la fa ad affacciarsi al balcone. Poi è venuto dopo questo suo peregrinare per Roma e poi in un secondo momento è venuto fuori il personaggio dello psicoanalista che viene chiamato in Vaticano e poi rimane prigioniero in Vaticano, poi volendo interpretare io quello psicoanalista è venuto fuori lo sport, la pallavolo e quindi così. Per questo abbiamo scelto lei, perché lei è il più bravo. Cioè, che condanna, me lo dicono sempre tutti. Senta, ha problemi con la fede. Dall'altra parte nel film si avverte anche quello che a qualche spettatore può sembrare anche un po' mancanza di fede, la vogliamo mettere così? Mancanza di fede assolutamente no, è una battuta che io faccio dire al mio personaggio nel film, non ha nessun problema con la fede questo Papa, semplicemente come molti di noi rispetto ai nostri compiti, ai ruoli che ci capita di interpretare, insomma si sente non adeguato. E che lavoro fa? Cosa faccio? Sì. È combattuto tra, così, adesso parlo terra a terra, parlando di pontefici, forse bisognerebbe usare un altro linguaggio, tra il senso del dovere e anche, perché no, l'amore per le centinaia di milioni di persone che lo stanno aspettando, e però fa i conti con la propria fragilità, con la propria inadeguatezza. Va bene, ma vedrà che adesso tutti insieme convinceremo Sua Santità ad affacciarsi al balcone per salutare i fedeli. Scusate, ma forse voi, chiusi qui dentro, non vi rendete bene conto? Insomma, sembrerebbe un po', in qualche modo, la conclusione, la metafora di una chiesa che è senza guida. No, che sia senza una guida, no, insomma, istituzionalmente c'è, insomma, c'è. Ecco, però, senz'altro, la difficoltà a ricoprire questo ruolo, uso un termine, a interpretare questo ruolo, la difficoltà comunque c'è, rimane. Nessuno ha mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere. Un finale un po'. Un po' di sconcerto, diciamo, un po' spiazzante, ecco, non consolatorio, ecco, consolatorio. Pensar cambia tutto in este mondo. Io non capisco perché non si può fare una squadra solo dell'Italia. No, voi italiani giocate o nella squadra dell'Europa A o nella squadra dell'Europa B. Per cortesia, non mi scardinate questa griglia che ci ho lavorato tutta la notte. Allora, insomma, non sta a noi, ecco, dire poi le intenzioni del film di Moretti, che credo, tra l'altro, emergano in maniera molto chiara dalla visione del film. Noi gli abbiamo fatto delle domande molto dirette, avete sentito, lui molto gentilmente ci ha risposto, però forse un po' evasivamente su alcune cose. Allora, Massimo. Ma sì, in parte l'avevamo già un po' sentito dalla conferenza stampa, e questa intervista credo che abbia confermato un po' l'impressione che avevamo avuto all'inizio, subito dopo la proiezione. A queste lui ha aggiunto a un certo punto che quasi ogni interpretazione, quasi a seconda sottolineare, del film è lecita tutto sommato, e quindi è anche lecito in qualche maniera, come dire, far notare appunto questa assenza di una reazione immediata a questa crisi di identità del neoeletto pontefice. Per cui che lui voglia in qualche maniera indagare che cosa può succedere quando un cardinale neoeletto deve affacciarsi da quel balcone e prendere in qualche maniera contatto con tutto il mondo è legittimo. Le reazioni di questo pontefice a questa situazione sono magari più sfaccettate, meno abituali, insomma, meno credibili sotto il profilo della carenza, appunto, di quello che si diceva, di una fede, di un momento di raccoglimento in se stesso, piuttosto che andare dentro Roma a cercare chissà che cosa poi. Laura?
Ma io capisco un po' di disorientamento di fronte a un film che punta dritto su un obiettivo che evidentemente non è stato neanche mai troppo svelato. Intanto trovo che il film sia un film decisamente maturo per Nanni Moretti, ha un modo di raccontare e di girare che è sicuramente superiore ad altri suoi film. Lui ha usato, anzi forse tu nella tua domanda hai usato una parola che mi è molto piaciuta, la metafora. Mm-hmm. Ecco, se non ci fermassimo alla prima lettura, provate a immaginare questo stesso film in rapporto a qualsiasi struttura di potere, a un'altra chiesa, se posso dirlo in una maniera un po' forzata. Non so se quel discorso finale del Papa, che forse di Papa Melville, che forse è quello che colpisce di più perché punta direttamente con parole di ma più che di critica, quasi di disorientamento e di sconfitta di un momento di guida della Chiesa. Ecco, io non so se forse Moretti lì non abbia voluto parlare da autore anche di altre situazioni. Cioè si mette in gioco più personalmente, allora l'inadeguatezza qual è? Quella di un capo che non è il capo della Chiesa, ma il capo, non so, di una politica, il capo della sinistra, sì, il sì, capo sì, certo. di una famiglia, la sua questo, che... No, devo dire, no? quello che lascia poi di questo stupefatti di questo film di Moretti è che chiaramente ognuno dà una sua lettura, però sì. Laura, poi vedremo che insomma alcune letture che io ho, una rassegna stampa alta così io ho oggi... Parlato di ecco, letture, vanno... Ho parlato di letture parallele, sì, cioè sì, c'è sì, una certo. lettura coerentemente aderente sì. al... diciamo all'impianto e alla Chiesa e comprendo anche che la critica possa essere forse un po' di lievità, non dico leggerezza, nel trattare le figure dei cardinali. Massimo, ora torno da te, facciamo prima un attimo di rassegna stampa e poi torno da te. Dunque, da Avvenire, Monsignor Busti, che è il presidente delle sale della comunità, diciamo le cosiddette sale parrocchiali, un film superficiale, c'è la posizione di Marina Corradi, da Avvenire, ritratto umano ma senza fede, quindi in linea anche con la nostra di posizione. Poi perdonatemi, ma oggi veramente è una rassegna stampa enorme, quindi difficile da seguire. Allora, sul Corriere, Messori, non è certo un annuncio di conversione dell'Aico Moretti, ma non è neppure lo sberleffo dell'erede di una gauche, di una sinistra mangiapreti. E poi Mereghetti, invece un po' più luce e ombre sul film, è quello che si fa fatica a capire il tanto spazio lasciato al tempo libero dei cardinali, vittime delle più prevedibili e scontate forme del morettismo, sceneggiatura ondivaga. Ecco, forse questo è anche uno dei limiti del film, è stato troppo severo, Mereghetti, no, ma secondo me tu volevi aggiungere qualcosa? Sì, secondo me ci sono un po' come due film all'interno di questa storia che Moretti ha sceneggiato, interpretato e diretto, nel senso che c'è il momento in cui si segue questo peregrinare del neoeletto pontefice per Roma, che ha anche dei momenti di interiorità molto belli, molto forti, si vede anche grazie all'interpretazione di Michel Piccoli che c'è una sofferenza anche vera, se vogliamo, che poi non si esplica, come abbiamo detto, magari in momenti di raccoglimento individuale e non, lui non va in una chiesa a pregare, per dire, però lì c'è il dramma, ci si vede. E poi c'è invece la parte in commedia, che è come quella che ha definito anche Moretti, che ha voluto fare una commedia, che è quella che va a finire con la partita di pallavolo. Allora lì questi cardinali si divertono, c'è una voglia di giocare quasi, una voglia di distrarsi dalle preoccupazioni incombenti, da questa inattesa situazione che nessuno avrebbe mai previsto, e quindi lì Moretti certamente si diverte un po' a sparigliare le carte, lo dice anche mentre giocano i baracca in un momento del loro come dire, passare il tempo, che non sanno come impiegare questo tempo inatteso e completamente privo di una direzione. Insomma. Cioè, io comprendo comunque, scusami, forse dov'è questo, anche questa analisi un po' critica sulla sceneggiatura, nel senso che forse nelle attese di tutti, probabilmente anche dopo aver visto un film come Il discorso del re, dove c'è un rapporto diciamo a due, nel peso di due protagonisti, che sviluppa un percorso parallelo, ecco, forse magari ci si aspettava che questo psicanalista fosse un po' più direttamente collegato con la figura del Papa Melville, e invece sono due percorsi completamente diversi, forse è lì che Mereghetti dice ondivaga e discontinua. Allora, sentiamo le curiosità dei nostri ragazzi sul film e poi torniamo a fare un po' di rassegna stampa, e comincerei da Giulia. Le mie curiosità oggi vengono un po' tutte dal personaggio appunto del protagonista, Michel Piccoli, che Moretti sembra abbia voluto più o meno da subito con un provino in sei scene realizzato ben 2 anni fa a ridosso di Ferragosto, e altra curiosità sul nome Melville, che apparentemente sembrerebbe di ispirazione letteraria, invece è un omaggio al regista francese di film noir, Melville per l'appunto. Silvio? Sì, dunque il primo è un dettaglio che diventa una curiosità perché si tratta forse di una cosa un po' inconsueta,
Nanni Moretti, insieme agli sceneggiatori, non ha fatto uso, diciamo, non si è avvalso della collaborazione di nessun esperto di cose di chiesa, di liturgia, di teologia, si è affidato alla lettura di alcuni libri. Di questi tempi è sempre più invece frequente trovare esperti tecnici che vengono usati come consulenti. La seconda cosa è un'analisi più che una critica che ho trovato in rete, una battuta direi che mi sembra renda bene il problema, è fatta da qualcuno che evidentemente conosceva bene le cose di chiesa e che non era contrario al film, ma che diceva che era un film, che è un film, Abemus Papam, spiritoso ma privo di spirito, cioè dove la spiritualità non c'è. Ecco, a proposito delle letture, Laura, e poi quello che dicevamo, no? Chiaramente tu dicevi un po' un'analisi che può valere un po', se vogliamo, chiamiamoli così, con un termine brutto, tutti gli apparati di potere, anche di tipo politico, no? Quindi, poi però il problema è che riferito a questo film è difficile separare il soggetto e l'oggetto. Infatti l'Aspesi su Repubblica scrive: quella guardia svizzera che deve ogni tanto scuotere una tenda nella camera del Papa perché si creda che lui sia lì e non chissà dove, vorrà dire che dentro l'impeccabile governo Vaticano il Papa potrebbe essere anche solo un'ombra non necessaria. Quindi poi è chiaro che la lettura dell'Aspesi è molto interessante, tra l'altro è quello che unisce più, diciamo, la lettura anche dell'aspetto, come dire, sociologico o introspettivo del film alla sceneggiatura, su cui Mereghetti per esempio ha trovato qualche piccola falla. Massimo, su questo? Ma sì, in realtà se poi andassimo a rivedere il film in maniera un po' più attenta, un po' più minuziosa, ci sono effettivamente, vengono fuori tante letture, perché al di là di questi due aspetti che citavo prima, il Papa smarrito in cerca di identità per Roma, i cardinali che finiscono per giocare perché non sanno come ingannare il tempo, fin dall'inizio Nanni Moretti si leva qualche sassolino quando mette a confronto questi cardinali, nessuno dei quali, per quello che vediamo, in realtà vuole essere eletto Papa. È l'unico momento in cui pregano, quando non vogliono essere eletti. Per non essere eletti Papa. E quindi già questo è un suo atteggiamento, una sua dimensione, un atteggiamento che prende nei confronti un po' di tutta l'ambientazione. E quindi ci sono vari momenti in cui lui si cerca un po' di dire la propria idea su un ambiente che peraltro, come sappiamo, è praticamente quasi impenetrabile, perché poi lui la mette anche questa quando dice le candele, non c'è la luce, no, qui non ci può essere la luce perché sono antichissime tradizioni e anche lì c'è sicuramente qualche puntatina. Va bene, allora comunque, scusami, vorrei dire che è un film che è molto d'autore, forse più d'autore di tanti altri, e direi che si avvicina nel cinema italiano, non so, ad atmosfere di Marco Ferreri più che all'udienza. Allora, e chiudiamo la rassegna stampa anche con un altro elemento polemico. Salvatore Izzo, il vaticanista, scrive all'Avvenire e invita al boicottaggio del film, dice: perché dobbiamo finanziare chi offende la nostra religione? Lettera di Izzo che viene poi in qualche modo invece imputata all'Avvenire, risponde dalle colonne di Repubblica Marco Tarquinio, che è il direttore di Avvenire, e dice: l'Avvenire non è contro il film, ho pubblicato la lettera inviatami da Izzo perché mi è parsa una provocazione intelligente, sono dell'opinione che le opere d'arte si criticano ma non si boicottano. Concludiamo con un ultimo dato sugli incassi, se la regia ci manda in onda la grafica: la media per copia più alta questo fine settimana è di Limitless, ecco, lo stiamo vedendo, il nuovo film con Bradley Cooper di cui ci siamo occupati la scorsa settimana. Diceva la Magliano, la nostra ospite la scorsa settimana, più che il film alla meglio la bellezza di Cooper, evidentemente ha avuto la meglio, diciamo, anche nella media per copia. Va bene.